Ringraziamo il senatore Dell'Osso per le sue sentite parole che dimostrano tutto il disagio che sta attraversando questa città. Ringrazio per essere intervenuto il comandante della Guardia di Finanza di Lucera, ringrazio il presidente della Camera Penale di Campobasso, Erminio Roberto, che anche lui e il suo segretario che hanno testimoniato la loro presenza e vicinanza e la loro solidarietà partecipando a questo convegno. Ringrazio di vero cuore. E adesso cedo la parola al consigliere Giancarlo Pecoriello, che è il presidente del Tribunale di Lucera. Grazie. Non mi alzo, non vado lì perché era che sto già qua. Due parole di saluto. Allora, prima di tutto un benvenuto a tutti quanti. Un grazie per l'invito che mi onora. Io dirò due parole, entro subito nel cuore del problema e con cuore, scusate il bisticcio, vi dico di essere onorato, di sentirmi onorato di essere il presidente del Tribunale di Lucera, di questa nobile istituzione giudiziaria. Noi dobbiamo fare di tutto per cercare di mantenere questa istituzione giudiziaria, lo dobbiamo alla nostra città, ai nostri giovani e anche alle generazioni passate. Non dobbiamo scordarci che nelle aule del Tribunale di Lucera si sono formati giuristi di fama anche nazionale. Ricordo soltanto gli ultimi avvocati Follini, Caso, Agnusdi, giusto per ricordare quelli che mi vengono adesso in mente, anche per la presenza di loro stretti congiunti. Quindi, dicevo, sono onorato di questa istituzione giudiziaria, anche se giuridicamente allo Stato è una istituzione giudiziaria morente. Però ripeto, io sono... Non sono tanto pessimista sul risultato finale che si prefiggono le iniziative che sono state poste in essere mirabilmente e apprezzabilmente dall'avvocatura lucerina. Qui vedo gli avvocati Agnusdi e Prezioso che veramente sono encomiabili per quello che stanno facendo per cercare appunto di salvare, di recuperare questo nostro tribunale, sia dal punto di vista politico-amministrativo, sia dal punto di vista giudiziario, perché si può porre il problema della costituzionalità del provvedimento legislativo che ha decretato la soppressione del Tribunale di Lucera per violazione dei principi e dei criteri stabiliti dalla legge delega. E quindi già so di iniziative poste in essere appunto per seguire questa strada. Io sono fiducioso e quindi mi auguro che il nostro tribunale resti e venga recuperato. Allora, sono onorato, dicevo, di partecipare a questa seduta in cui sono intervenuti questi importanti rappresentanti dell'avvocatura e quindi ringrazio nuovamente l'avvocato Lebora che ha tenuto che io fossi qui presente anche in rappresentanza degli operatori della giustizia del Tribunale di Lucera che ringrazio, vedo qui alcuni collaboratori del Tribunale di Lucera, personale dipendente, amministrativo, che ringrazio. Come ringrazio ovviamente tutti quanti i presenti.